Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale su InSport. Oggi siamo sempre in compagnia di quelli di Mai di Martedì, Matteo e Bruno. Oggi abbiamo questo ospite rispetto agli altri video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che questo è un formato un po' particolare perché oltre a registrare per il canale, insomma per i video per il canale, siamo anche in diretta su Instagram. Infatti, li salutiamo gli amici di Instagram. Beh, come minimo, ciao ragazzi. Quindi vi ricordiamo ragazzi che potete insomma seguirci dove volete. Abbiamo pagine Instagram, abbiamo pagine Facebook, ovunque abbiamo pagine, ovunque sui libri di storia, ovunque abbiamo pagine e le stiamo ancora scrivendo. Manca il succo, ma le pagine c'è, le pagine l'ignoranza. Quindi ragazzi, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un bel like, a seguirci anche su queste, su quest'altre pagine. Oggi, vabbè, le pagine le sulle pagine insomma. Ok. Allora ragazzi, innanzitutto buonasera. Buonasera, perché abbiamo, GoPro, Nilox, abbiamo una regia, mamma mia, di Cristo. Guardano di mattina, buongiorno. Ma salve ragazzi, salve. Per questo ho un discorso che ando salve. Salve. Di rientro su tutti le fasce orarie. Sì. Allora, aspettate che avvio qua, perfetto. Oggi andiamo a parlare di che cosa? Della... Non è un dildo, ok? È una sella, ragazzi, questa è una sella smontata, c'è gente che l'ha solo vista direttamente sulla bicicletta, ma il sellino, essendo che voi ci passate ore e ore e ore sedute su questo attrezzo. Oggetto. Su questo. Inquadriamolo pure per gli amici di Instagram. Essendo che voi ci passate molte ore seduti qui sopra. Ha praticamente una certa... Gioca un ruolo importante. Una certa importanza, gioca un ruolo importante. Ecco, perché scegliere una sella piuttosto che un'altra? Beh, diciamo che la sella è un argomento molto vasto. Possiamo parlare, secondo me, per giorni. Ci sono diverse correnti di pensiero per quanto riguarda la sella, però in grandi linee, il sellino è fondamentale, proprio perché dicevi, è uno dei punti d'appoggio della persona sulla bicicletta. Ok? E su questo non ci piove. Ora, solitamente la sella va scelta in base alla propria conformazione fisica, quindi non è solamente una scelta estetica, quindi compro quella sella perché mi piace il disegno, mi piace la forma, no, ma deve seguire delle misure precise degli ossi schiattici, perché come dice Bruno giustamente, vengono prese delle misurazioni degli ossi schiattici, che sarebbero le ossa poste proprio sul sedere, sul nostro sedere, per esempio nella parte bassa, e sono i punti esatti dove va a appoggiare il sedere sulla sella. E, solitamente questo è un lavoro che fa il biomeccanico. Il biomeccanico è una figura, è un medico sostanzialmente, è una figura, un professionista che va a prendere tutte le misurazioni del caso, non solo delle ossa schiattiche, ma anche delle lunghezze delle articolazioni superiori e posteriori, anche della postura e su come andare a scaricare il peso sulla bicicletta stessa. Perché come voi sapete, la bicicletta è l'attrezzo di lavoro del ciclista. Sì. Poi le selle, una volta scelto la giusta misura, la giusta taglia, chiamiamola così, della sella, si vanno a scegliere i materiali. Okay. Quindi può essere una sella, come in questo caso, che è smontata, non la stiamo utilizzando in questo momento, totalmente in carbonio. Ok. Quindi per alcuni... Non è imbottita, è pienamente tutta quanta in carbonio. Io spero che dalla camera si senta, perché... Comunque, in termini leggendo il discorso, esistono diverse tipologie, completamente full carbon, quindi completamente in carbonio lisce, full carbon con la pelle di sopra, quindi per evitare di scivolare sulla sella stessa, e poi possiamo andare sulle selle tradizionali imbottite, sia in modo normale, quindi un'imbottitura classica, sia imbottite in gel, che sono magari utilizzate più per biciclette da passeggio, da turismo, da viaggio. E poi la scelta è soggettiva. Noi solitamente, siccome stiamo in bicicletta parecchio tempo, dalle 2 alle 5 alle 6 ore, preferiamo avere una sella abbastanza bassa di imbottitura. Questo perché il lavoro principale che fa appunto da appoggio tra corpo e bicicletta non è solo la sella, ma bensì anche il fondello della nostra divisa. Quindi è un fondello in gel che garantisce un'ottima durata durante la pedalata, quindi dà un ottimo comfort durante la pedalata. E quindi noi garantiamo una sella abbastanza sottile di spessore, diciamo, di materiale, e andiamo a preferire quelle selle abbastanza leggere e sottili. Questo è, diciamo, il succo del discorso.
Uno dei problemi che si possono avere per una sella comunque mal regolata o comunque non idonea. Ve lo può spiegare Bruno, perché è abbastanza ferrato sull'argomento ed è una persona che è molto meticolosa sulle varie registrazioni che si vanno a fare. Ecco, la sella praticamente, come diceva Matteo, intanto sono le prime misure da prendere sono le osse schiatiche e la sella è personalizzata per ogni ciclista. Poi è fondamentale capire quindi l'angolazione, l'inclinamento della sella e l'arretramento. Questo si basa sempre su delle misure biomeccaniche. Sì. Non è facile da capire qual è la posizione giusta. Se questo è messo in modo errato, quindi l'arretramento della sella, l'inclinazione, tutte queste cose qua potrebbero portare problemi sia alla schiena che alle ginocchia, sì. Quindi alle articolazioni. Quindi trovare un assetto giusto è molto importante, per avere una pedalata per un lungo periodo. Sì, sì, sì. Se no altrimenti dopo si arriva a farsi male invece che andare a divertirsi oppure allenarsi. Questa è una cosa molto importante. Ecco ragazzi, abbiamo visto come dei piccoli accorgimenti possono veramente fare la differenza sulla lunga percorrenza. Bene ragazzi, questo video, che ho perso il conto di che video è, insomma, finisce qua, forse il terzo o il quarto, poi lo vedremo in separata sede. Naturalmente continueremo qua, abbiamo già altro materiale, per esempio gli scarpini, andremo a vedere in un altro momento, e poi niente ragazzi, c'è Sua Maestà dietro di noi, la bicicletta, la state vedendo inquadrata, e andremo ad esaminare pezzo per pezzo quello che sarà. Ok? È in bilico, quindi... Ragazzi, come al solito vi ricordiamo sempre MDM e buon allenamento da InSport e ci vediamo. Ciao. Ciao.